Con il sindaco Leo Castiglione di Ortona, un bellissimo gemellaggio, abbiamo unito le due sponde dell'Italia. Sì, due comunità che erano già unite dal dolore, dal sacrificio, dal sangue versato dai propri cittadini nella Seconda Guerra Mondiale. Oggi a noi l'onore e l'onere di non dimenticare e di creare questi momenti di collaborazione anche istituzionali affinché il patrimonio sociale, culturale, umano che ci è stato lasciato possa essere un valore aggiunto per far sì che queste due comunità possano crescere insieme e possano essere da modello per altre realtà, perché non c'è identità senza la storia, la propria storia non si può dimenticare se si vuol credere in un futuro migliore. Potremmo dire così, uniti dal dolore in partenza, ma dalla felicità quella dimostrata quest'oggi. Certamente, certamente, la sofferenza ci ha uniti, i due capisaldo della linea Gustav, Minturno sul Tirreno e Ortona sull'Adriatico, non possono che unirsi per far sì che questa linea Gustav sia una linea di pace da oggi in poi e per far sì che questa linea Gustav debba essere ricordata per quello che Ortona e Minturno hanno fatto e che faranno da oggi in poi, e per far sì che il dolore, il sangue, le atrocità, le tragedie non appartengano più a questa umanità. Con il sindaco di Corino Sonio, un altro comune che ha pagato con il sangue il passaggio dalla linea Gustav, un bellissimo gemellaggio che forse va aperto ad altri comuni per formare quella famosa linea oggi di serenità, di pace. Sì, sicuramente un gemellaggio molto importante e molto significativo per il nostro territorio. Io mi auguro che questo gemellaggio possa mettere insieme tutti i sindaci, tutti i comuni che sono stati attraversati dalla linea Gustav e quindi tutti insieme realizzare un programma per trasmettere alle nuove generazioni, ai giovani che purtroppo oggi sono presi da tante altre cose e quindi non vanno perdendo quei principi, quei sani principi dei nostri nonni, per ricordare quello che è accaduto 75 anni fa su questo territorio. Anche noi come amministrazione comunale abbiamo da anni stiamo facendo varie rievocazioni, varie commemorazioni, quindi come Comune di Corino siamo a disposizione per collaborare proprio perché in sinergia si possono realizzare tante belle cose. Allora l'invito è stato lanciato, anche gli altri comuni si dovranno accodare. Sì, io mi auguro che anche gli altri comuni partecipino a rafforzare questo gemellaggio. Mario Mirko Mendico, questo gemellaggio parte da lontano, hai lavorato chiuso nelle stanze, hai fatto tanti viaggi, tanti studi, ma la soddisfazione di oggi è impagabile secondo me. Sì, è vero, non lo nascondo, è grande soddisfazione, un progetto che parte da lontano, come dicevi. Sono mesi che ci lavoro, che sono stato a Ortona, ho studiato il modo in cui farlo, ho avuto rapporti con varie associazioni, con lo stesso sindaco Leo Castiglione, ci siamo sentiti più di una volta. Tanto lavoro dietro che non si vede, sembra una semplice giornata, però spero che sia il punto di partenza su cui le due cittadine possono raggiungere degli obiettivi insieme. Diciamo con il sindaco di Corino Sonio che il gemellaggio va allargato, perché tutti i comuni che fanno parte di questa linea Gustav devono prendere parte in un unico nome praticamente. Allora, io sono sincero, io quando ho pensato ai vari gemellaggi da fare sulla linea Gustav, il primo pensiero è stato ricominciare dalla storia, cosa ci ha insegnato. I capisaldi erano Ortona e Minturno, ora per ripartire nel futuro con un patto di gemellaggio tra i vari comuni bisognava ripartire all'inizio, quindi da Roma, cioè da Ortona e da Minturno. Da oggi in poi, in questi anni, raggiungeremo le altre amministrazioni. C'è ancora tanto da lavorare, anche perché in cantiere c'è il famoso museo. Sì, e di questi mesi anche lì nelle stanze sembra che non si faccia niente, invece c'è tanto lavoro dietro. Posso comunicare tranquillamente che è in fase di bando, quindi a presto verrà presa una ditta che finirà i lavori della casa del contadino e spero che in massimo 2-3 anni realizzeremo questo museo tanto agognato. Fra 30 anni, quando si parlerà di questa giornata, sarà una giornata di pace, uniti dal dolore ma poi uniti dalla pace.
Sì, come ho fatto scrivere nel manifesto, uniti dal destino e dal destino della storia che ci ha uniti, ripartire insieme culturalmente, per la pace, anche perché no, turisticamente, economicamente. Sindaco Stefanelli, è stato sancito questo gemellaggio, tanti mesi di lavoro che poi arrivano a chiudersi con una firma, ma una firma importante. Ma la firma è l'atto finale, l'atto formale che testimonia e attesta l'esistenza di questo gemellaggio. In realtà, come ho detto, questo gemellaggio ha un valore simbolico che va al di là del rapporto fra Minturno e la città di Ortona, perché è un ulteriore passo che noi facciamo sul cammino della memoria. Sapete tutti che al nostro insediamento ho nominato un delegato, una persona che si occupasse espressamente di questi temi. L'ho fatto perché? Perché comunque, oltre ad essere amministratori, siamo politici e quindi nelle nostre scelte sono indicati quelli che sono i valori che vogliamo testimoniare nella nostra esperienza di governo. Il discorso della memoria non è soltanto qualcosa di nostalgico, la rivendicazione del passato, è prendere il passato per lavorarci nel presente con le scuole, con la cittadinanza e preparare il futuro, perché attraverso la testimonianza dei valori della pace fra popoli, della collaborazione fra le nazioni e l'importanza dell'Europa Unita, noi diamo un messaggio alle nuove generazioni. Il messaggio è che la pace non è una condizione scontata, ma addirittura in Europa, ormai sono 70 anni di pace, sono una condizione straordinaria che non esiste in nessun altro continente del mondo. Questi 70 anni di pace sono dovuti alla grande invenzione dell'Europa Unita, che fecero i padri fondatori dell'Europa nel dopoguerra. Quella intuizione ha consentito alle nostre popolazioni di vivere un 70 anni di pace, di sviluppo, di prosperità e di democrazia. Ed è necessario ricordarlo ai ragazzi, perché lo danno per scontato, come se la pace fosse una condizione assoluta che esiste a prescindere dai comportamenti umani. Così non è, così non sarà. Per cui è importante, mentre la mia generazione e quella che mi ha preceduto o ha vissuto o ha avuto testimonianza diretta di cosa significa la guerra, delle sofferenze, delle privazioni, della povertà, delle famiglie distrutte, dell'emigrazione di tante persone che nel dopoguerra hanno lasciato il nostro paese e sono andati in altri continenti, in altre nazioni per sfuggire alla fame e alla morte e alla povertà. E allora tutte queste cose dobbiamo raccontarle ai ragazzi, perché quello che oggi riguarda altri continenti, altre nazioni, altre persone, un tempo ha toccato anche noi, e anche noi siamo stati chiamati a fare delle scelte drastiche, delle scelte terribili, pur di avere un futuro di vita e di serenità. Oggi lo fanno altri popoli e noi dobbiamo avere nei loro confronti lo stesso atteggiamento che hanno avuto nei confronti dei nostri avi. Sapete che la settimana della memoria, durante la settimana della memoria facciamo un'attività di divulgazione ai ragazzi del nostro territorio. Oggi con il gemellaggio con Ortona compiamo un altro passo verso questo progetto e verso questo programma, che non è soltanto amministrativo ma che è soprattutto politico. Ovviamente poi dal rapporto con altre comunità possono nascere anche occasioni di interscambi commerciali, turistici, culturali. È sempre buono avere rapporti di collaborazione e di condivisione con altre comunità.